È stato avvistato il Gran Maya da Marina, che è una passeggera su una nave da crociera. E lei ci racconta questa storia incredibile e ci fa vedere anche delle immagini avvistate proprio da lei. Questo è il video, guardiamolo insieme perché sono veramente curioso. È stato avvistato... Oh mio Dio! Ragazzi, è lui, è stato avvistato il Gran Maya, ma che denti ha! Porca di quella vacca! Ma che denti ha? Dove... Ed è sparito! Vedete come Marina... Non vi spoilerò niente perché questa cosa ve la devo mettere all'inizio del video. Orca vacca! Ma guardate che... è così grande, ragazzi! È così grande! Porca vacca! È quello che vi dicevo. Guardate qua quanto è enorme. Allora, se lo vedete, mi raccomando, chiamate la polizia. Non so che dirvi. Cioè, non so, chiamate la protezione animali. Non so cosa si deve chiamare in questi casi. Io l'ho trovato su questo canale il video, quindi se vi va andate a vederlo. Però ragazzi, cioè, immaginatevi di trovarlo davvero, questo mostro. E magari potremmo anche cercare di avvistarlo noi, perché ci sono delle storie dove dicono che sono stati avvistati proprio all'esterno questi mostri, ragazzi. Quindi potremmo andare lì a cercare noi con il drone, magari, guardate. Ah, eccolo qua il drone, vedete? Beh, potrei praticamente andare e usare il drone per tipo trovarlo, non so, magari entrarci in acqua. Non so se si può entrare in acqua con questo drone. Beh, tanto vale scoprirlo, non credo comunque. Farà così il drone in giro e troverà tutti quanti. All'inizio lei stava parlando con i suoi amici in giro per la nave, eccetera. Ma dopo, da quando ha avvistato il Gran Maya, purtroppo è diventata completamente pazza. Perché continuava a ripeterlo: ragazzi, l'ho visto. Ma nessuno la credeva, nessuno. Pensava che avesse fatto i fotomontaggi, perché aveva fatto i video, le foto del Gran Maya, ma nessuno le credeva. Inizialmente lei se ne stava in giro per la nave. Infatti lei ha una personalità vivace, amichevole, incredibilmente simpatica. E quindi praticamente stando lì sulla nave ha fatto in realtà amicizia con molte persone. È stato veramente semplice per lei. E infatti, a parte che lei è super intelligente, ragazzi, cioè c'ha un sacco di lauree, vabbè. Quindi però Marina sta dentro il mare, sulla nave da crociera. E quindi lei e i suoi amici se ne stavano lì, sulla nave, quando ad una certa c'è stata una sorta di movimento molto brusco della nave, una sorta di movimento del mare. Nessuno ha dato peso a quel movimento, tranne Marina. Perché lei è iniziata ad impazzire, ha detto: no ragazzi, aspettate un attimo, qui tutte le cose ci dicono che in realtà non c'entra niente, l'acqua, perché non ci sono correnti, non ci sono onde, non c'è niente, ci deve essere stato per forza qualcosa e la spiegazione c'è di sicuro. Infatti, poi sappiamo già cosa ha scoperto, ma prima vi devo raccontare come l'ha fatto. Praticamente quindi è andata per tipo tantissimo tempo fuori dalla nave e ha smesso di parlare con tutti. Infatti poi dopo tipo le persone dicevano: ma Nina, ma cosa ci fai qui fuori? Ma vieni dentro, no? E però lei non voleva, ragazzi, perché voleva capire che diavolo era successo. Sembrava completamente ossessionata da questa cosa. Comunque immaginatevi di trovarvi su una nave da crociera, no? Ovviamente non è che state lì ad ossessionarvi sull'acqua. Cioè, di solito, almeno per la maggior parte delle persone è così, cioè si sta dentro la nave. Nessuno capiva perché lei fosse così tanto ossessionata sull'acqua, perché in realtà lei stava cercando di capire che caspita ci fosse. Aveva ovviamente sentito di tipo mostri marini, però nemmeno lei ci credeva a questa storia. Cioè, aveva detto: ma scusate, non è possibile, c'è un mostro marino? Dai, cos'è adesso? Tipo il mostro di Loch Ness, il Gran Maya? No, non esistono. E si sbagliava. Eppure lei è molto intelligente, no? La terza notte in crociera di questa settimana, dove era successa questo movimento brusco ed incredibile, la nave naviga al largo della costa. L'insonnia di Maria non riesce veramente a dormire e quindi continua a fare le sue passeggiate sul ponte della nave, fuori praticamente, e l'orologio segna le 3:20 del mattino. Marina trova il ponte superiore completamente vuoto, anche perché di notte di solito le persone dormono. Marina dice che in realtà in quel momento si stava veramente tanto godendo le brezza marine di freschezza, le stelle bellissime e l'inquietante buio che c'era
intorno alla nave. Perché sì, ragazzi, quando si va di notte nel mare, beh, è veramente inquietante. È davvero tanto inquietante. Perché è tutto buio. Tutto. L'acqua intorno a sé è tutto buio. E dentro quel buio si può nascondere qualsiasi cosa. Purtroppo. Nota un movimento insolito vicino alla nave. Nell'acqua. Non lontano però dalla nave. Inizialmente lei crede che siano dei delfini. Perché non vai a pensare subito al peggio, giusto? Però lei sente anche un suono, ragazzi. Molto forte. Molto brutto. E poi dall'acqua spunta lui. È il Gran Maia. A questo punto Marina era completamente ghiacciata. Non riusciva più a muoversi, ragazzi. Quel mostro era talmente grande rispetto a quella nave che la faceva sembrare come una formica contro un'intera casa. Giusto per farvi capire le proporzioni, la differenza di proporzioni. Era veramente enorme quel mostro, ragazzi. E ovviamente Marina capisce subito che tutti si trovano in estremo pericolo. In grandissimo pericolo. Questo mostro così grande, volendo, potrebbe aprire la bocca e mangiare l'intera nave. Proprio inghiottirla. Gluck. Non è proprio una cosa che vorresti ogni giorno, giusto? Lei trema, ma riesce a prendere il telefono per registrare il video. Lotta con l'illuminazione scarsa e le mani tremanti, perché è di notte, ricordiamolo. E d'intorno alla nave c'è tutto buio, ragazzi. Io ripeto, c'è tutto buio. Con gli occhi si riesce a vedere se c'è un mostro 20 volte più grande di te. Ma col telefono, si riesce a vedere poco o niente, purtroppo. Infatti le immagini che ha scattato le ha fatte vedere all'equipaggio, al resto dei suoi amici, eccetera. Diceva: ragazzi, vedete, non sono pazza. Però nessuno la credeva, purtroppo. Ma di lì a poco l'avrebbero creduta, perché ci arriviamo. E il Gran Maia rimane visibile per circa 2 minuti. Poi si immerge lentamente, lasciando Marina sconvolta. Cioè, non si è mangiato la nave, anche se avrebbe potuto molto tranquillamente. Come diavolo è possibile, ragazzi? Perché, cioè, è il Gran Maia, non si è mangiato la nave. Perché? Cosa vuol dire questa cosa? Magari non è cattivo? Però, ne dubito. Corre a svegliare il suo compagno, torna sul ponte con lui, ma non c'è più traccia della creatura. Il Gran Maia, ovviamente, si è immerso completamente di nuovo nell'acqua. E quando si muove sposta grandissime quantità di acqua, ragazzi, perché ricordiamolo, è enorme. È enorme. Quindi la nave si muove insieme a quest'acqua. Racconta l'accaduto agli altri passeggeri. Incontra ovviamente principalmente scetticismo. Cioè, non ci crede nessuno alle cose che dice Marina. Però il Gran Maia si è fatto sentire dall'equipaggio. La nave ha iniziato a muoversi tantissimo, fortissimo. Le persone sono andate subito fuori per capire che cosa stava succedendo e hanno visto una sorta di sagoma sotto l'acqua enorme. Quindi tutto l'equipaggio se n'è ritornato indietro. Cioè, l'equipaggio, la nave, le persone, tutte qua, se sono ritornate indietro sulla spiaggia il più velocemente possibile, con i motori al massimo proprio. Quindi la nave ha iniziato ad andare talmente tanto velocemente che in meno di un giorno è arrivata alle coste e ha finito praticamente quasi il combustibile. Dovevano salvarsi e si sono salvati, solo che, ricordiamolo, El Gran Maia avrebbe potuto benissimo mangiare tutti quanti, ma non l'ha fatto. Questo mi fa porre domande sulla natura di questo mostro. Chi diavolo è? Perché non mangia? Cioè, adesso sembro tipo arrabbiato con lui perché dovrebbe mangiare, ma invece no. Cioè, io gli dico bravo, continua a non mangiare, però non mi fido, capite? Non mi fido. Potrebbe, magari non gli piace il ferro della nave e quindi voleva mangiare solamente un gruppo di persone? Che schifo, vi immaginate? O magari mangia i pesci dentro il mare. Gli squali per lui sono tipo, non lo so, delle briciole fra i denti. Incredibile questa cosa.